una lunga e importante carriera, arriva ad Agrigento. Quali i suoi obiettivi primari? Intanto ringrazio il Dipartimento per l'assegnazione in questa sede che ritengo importante, una sede prestigiosa, quindi un'esperienza che sicuramente mi appassiona già all'inizio con molto entusiasmo, un approccio positivo verso la cittadinanza e verso proprio la storia della vostra città. Per la città ricca di storia, di tradizione, la culla della civiltà greca, quindi non possiamo non menzionare questo aspetto. Da siciliano sono lusingato e onorato di lavorare qui. E quindi mi ritengo soddisfatto della nomina. Quali i primi, le priorità nella sua attività, visto che apparteneva ad un territorio abbastanza Complesso. Sì, complesso? continuiamo a lavorare facendo gruppo, facendo squadra. Ho trovato un bel gruppo, una bella divisione, quindi il mio auspicio è di continuare a far bene come hanno fatto i miei predecessori. Ecco, quindi ci riteniamo a disposizione dei soggetti vulnerabili, delle fasce deboli, dei soggetti che hanno bisogno di suggerimenti, di consigli. Ricordiamo che ci sono vecchi strumenti normativi messi a disposizione delle persone che vivono situazioni di disagio e quindi nell'ambito delle misure di prevenzione siamo a disposizione proprio delle categorie più bisognose di approccio anche con la polizia. Nell'ambito della polizia di prossimità, il nostro dipartimento ha lanciato una serie di iniziative e qui noi auspico di poter continuare su questa scia, su questa tradizione, in sinergia anche con i centri antiviolenza, con i centri di ascolto e con le associazioni che si occuperanno insieme a noi di questo aspetto importante.